brutta, molto brutta. Erano difficili, un po' sì, un po' difficili. Le domande, alcune erano più difficili di altre, altre me le ricordavo meglio in realtà, però speriamo. Ci hanno fatto delle domande che erano proprio di inizio anno, quindi... Sì, l'inglese era proprio di settembre. Nella nostra commissione filosofia, arte e inglese e scienze. Qual è stato quello più, proprio più difficile? Secondo me inglese. Per me scienze. Difficile per quanto riguarda scienze, che mi aspettavo tutt'altro, per dire mi aspettavo scienze della terra, invece ho dovuto fare chimica, biologia, e quindi lì sì, mi aspetto molto abbastanza basso. Per le altre no, sono abbastanza contenta perché vabbè, inglese è saltato fuori un argomento abbastanza vecchio, però facile. Lo stesso per filosofia, che non ha messo un filosofo difficile. E l'altra materia era? E arte, no, abbastanza semplice anche quella. Non è stata difficile, c'è stata una domanda di scienze sugli enzimi, una domanda di fisica sul campo elettrico, niente di troppo complesso. L'altra materia era inglese, l'autore richiesto è stato Hemingway. Aspettavo più difficile, però eravamo abbastanza preparati, quindi non abbiamo avuto difficoltà, penso. Cioè, sono stati anche abbastanza buoni. Mi aspettavo molto di peggio, sinceramente. Per scaramanzia non dico nulla, ma speriamo bene, perché mi aspettavo temi molto più complessi. Adesso l'orale. Molto in ansia per l'orale, perché devo fare un sacco di materie ancora, praticamente da zero, quindi... devo fiondarmi subito a studiare. È andata bene, sono abbastanza soddisfatta e più rilassata, diciamo, di come ero stamattina. Avevamo in terza prova spagnolo, filosofia, francese e scienze. E erano abbastanza semplici. Adesso l'orale, come ti senti per l'orale? Tra 3 giorni. E non mi sento bene. Ormai si fa, il grosso è passato. Semplicemente non si vede l'ora di finire. Sì, era come me l'aspettavo, difficile, molto impegnativa, perché bisogna sapere 4 materie praticamente tutto il programma. Per cui sì, impegnativa ma fattibile. Storia, inglese, bene. Fisica, no. E scienze... me la sono cavata. Adesso ci sono gli orali, come ti senti? Come mi sento? Bene, dai. Ci togliamo questo peso e poi basta. Abbastanza facile. Filosofia ci ha messo il paragone tra Schopenhauer e Kierkegaard. Arte, dovevamo descrivere il cubismo o l'espressionismo oppure il futurismo. Scienze, dovevamo descrivere tutto il processo della sintesi proteica, quella un po' più complicata. E quindi era molto difficile. E poi inglese, dovevamo descrivere l'utilizzo dell'immaginazione in Coleridge e Woolsey. Inventata proprio. Preoccupata. Aspettiamo l'orale, aspettiamo i tabelloni e vedremo.